Eccoci, bentrovati con un nuovo appuntamento del nostro Instant Focus, dove parleremo della produzione di energia verde. È un obiettivo molto importante per il nostro futuro, legato naturalmente alla sostenibilità, un obiettivo che tra l'altro si lega strettamente all'attualità, alle vicende che stiamo vivendo in ambito energetico, se pensiamo soprattutto allo sviluppo dei fronti internazionali, purtroppo alla guerra russo-ucraina. In queste ultime settimane dobbiamo aggiungerne un'altra, il fronte israeliano-palestinese, che sicuramente avrà poi delle ripercussioni anche in tema di energia. Quando si parla di energia pulita, di fonti rinnovabili, si cita soprattutto il solare, l'eolico, mentre in questo focus noi ci concentreremo soprattutto sul gas, sull'anidride carbonica, sull'idrogeno, che sono comunque delle risorse preziose che possono anche rappresentare un business per le aziende che si ne occupano. Lo faremo insieme al nostro ospite che è venuto qui a trovarci nei nostri studi, ovvero Lorenzo Spedini, che è founder e CEO di Ecomembrane. Naturalmente grazie per il suo intervento e per la sua presenza. Grazie a lei, grazie a tutti i telespettatori che siamo qua presenti. È una buona occasione per spiegare un'altra gamba fondamentale dello sviluppo delle energie alternative, che è quella che si basa sulla produzione di gas da fonti rinnovabili, quindi non di gas dal petrolio, da derivati, diciamo, delle fonti fossili. Che cosa fa Ecomembrane? Ecomembrane è un'azienda che ho fondato nel 2000 su un'idea. L'idea era quella di poter realizzare con membrane, per questo si chiamano Ecomembrane, quindi con dei teli molto grandi, una serie di strutture capaci di captare il gas prodotto dalla fermentazione anaerobica degli scarti biologici. Cosa si intende fermentazione anaerobica? Praticamente tutto quello che noi scartiamo di biodegradabile può essere messo all'interno di grandi vaschi, grandi contenitori. Questi contenitori, cosa, messi in alcune condizioni di temperatura costante, in assenza di ossigeno, fanno vivere dei microrganismi che distruggono la parte, diciamo, strutturale, quindi della base carbonio degli scarti, e come sottoprodotto producono un gas che si chiama biogas. Questo biogas è un gas composto dal 40% di anidride carbonica, ma soprattutto il 60% è metano. Quindi questo gas è un gas assolutamente utilizzabile per sostituire il metano fossile, ed è prodotto dalla fermentazione di scarti. Quindi da una parte risolve un problema di smaltimento dei rifiuti biologici e dall'altra parte produce gas. Quindi questo è stato un po' il concetto che ci ha portati alla realizzazione di questa nuova azienda. 23 anni fa era una nuova azienda, adesso non lo è più, ovviamente. Ma soprattutto, mi permetto di intervenire, avete anticipato proprio i tempi, tanto, perché è tantissimo. Nel 2000, sicuramente più di 20 anni fa, non si parlava ancora così frequentemente di fonti rinnovabili, di energia alternativa, del problema energetico. Ecco, io le chiedo come mai avete captato, è riuscito a captare così in anticipo invece questa problematica? Beh, è stato in realtà una cosa che, da una parte, quando mi sono laureato in ingegneria civile avevo già una predisposizione per l'ambiente, mi piaceva, non esisteva ingegneria ambientale allora, per cui cercavo già di sviluppare questo tipo di conoscenza, perché comunque sia, non so, una sensibilità personale in quella direzione. Però posso dire che contemporaneamente abbiamo avuto anche la possibilità di collaborare con l'ENEA, che è l'Ente Nazionale delle Energie Alternative, che in quel momento, già allora a livello puramente di ricerca, stava cercando di trovare delle soluzioni per abbattere i problemi degli scarti biologici, anche nell'agricoltura ad esempio. E quindi siamo stati contattati dall'ENEA, in quanto ingegneri che producevamo già con questa tecnologia altri prodotti, per cercare di trovare una soluzione. Questa soluzione non è la soluzione dell'impianto in sé, ma è un componente fondamentale, perché noi stoccando il gas riusciamo poi a tenerlo, catturarlo e poi poterlo pompare verso chi poi lo utilizza, questo gas, che può essere un motore, che può essere una torcia, una caldaia, e adesso può essere direttamente la rete
nazionale del metano. Ecco, e qui vogliamo arrivare, ovvero le applicazioni pratiche, ecco, dello stoccaggio del gas, perché lei ha detto magari non è la soluzione in assoluto, ma può essere una soluzione importante e alternativa rispetto a quelle di cui già godiamo. Ecco, quali sono gli obiettivi in questo caso che vi prefiggete proprio con la produzione di questi gasometri? Allora, gli obiettivi nostri sono molteplici, perché il nostro core business, la parte principale del nostro lavoro, è concentrata appunto sulla produzione di coperture e stoccaggi per il biogas che deriva appunto dall'eliminazione, dalla riduzione degli scarti, sia in agricoltura che in industria, che anche nelle città. Gli impianti di depurazione delle acque hanno un nostro componente, sempre per la stessa ragione. Poi, oltre a questo campo in cui ci siamo formati, per cui abbiamo creato moltissimi prodotti, tenete conto che siamo arrivati a realizzare più di 1300 impianti, in ciascun impianto sono molteplici prodotti nostri, quindi in queste condizioni abbiamo avuto la possibilità di sviluppare un know-how pesante, da cui sono nati 10 brevetti. Proprietari che ci permettono di andare avanti anche a continuare a creare e creare nuove nicchie di mercato. E man mano che, come diceva lei all'inizio, nel 2000 il mercato non esisteva, il mercato delle rinnovabili era praticamente zero. Si parlava inizialmente di pannelli fotovoltaici che costavano una follia allora. E che adesso invece stanno per Ma diventare legge. adesso diventano Eh legge, sì. costano veramente, sono un ventesimo rispetto a 15 anni fa i pannelli solari, quindi teniamo conto di come per fortuna la tecnologia si sta sviluppando. Però cosa sta succedendo? Le fonti principali, quindi la parte biogas è una delle poche fonti, assieme all'idroelettrica, di fonti rinnovabili, in grado di poter stoccare la propria energia, quindi tenerla e poi darla quando serve. Invece, la gran parte delle rinnovabili, invece, è molto importante questo concetto, produce tanta energia, soprattutto nella forma di energia elettrica, però la produce quando può. Cioè, se io ho il sole, Certo. produco energia elettrica nel fotovoltaico, se ho il vento, produco con l'eolico, ma se non ce l'ho, ho un problema. Oppure, se ce l'ho quando mi serve bene, ma se ce l'ho quando non mi serve, la devo buttare via attualmente. Quindi il vero problema della crescita dello sviluppo delle rinnovabili non è più quello che prima c'era, trovare la soluzione per produrla, ma è trovare la soluzione per stoccare l'energia. E quindi attualmente quello su cui noi ci stiamo concentrando è invece trovare una soluzione proprio per stoccare l'energia elettrica che viene prodotta dalle fonti principali rinnovabili, trasformandola in qualcos'altro, qualcosa di fisico, che possa poi essere ritrasformabile in energia elettrica in un successivo periodo. Chiarissimo, ecco, quando serve, nella quantità in cui serve, senza appunto lo spreco come avverrebbe, abbiamo sottolineato, per il Assolutamente. solare e per l'eolico. Ecco, abbiamo parlato di queste fonti di energia rinnovabile, abbiamo parlato naturalmente anche di anidride carbonica, ma dobbiamo anche focalizzarci sull'idrogeno. E qui tiriamo in ballo la tecnologia, perché tutto questo è possibile, ecco, questo balzo in avanti dal punto di vista energetico, grazie anche a una perenne evoluzione tecnologica a cui stiamo assistendo, e c'è un'evoluzione legata proprio alla produzione e allo sfruttamento dell'idrogeno. Ce ne vuole parlare, con quale riflesso naturalmente per Ecomembrane? Assolutamente. Allora, l'idrogeno si può produrre dividendo l'acqua, che è H2O, in H2 e O2, ok? Quindi si può, diciamo, scindere Idrogeno, ossigeno, come idrogeno, abbiamo ossigeno, imparato alle esatto, come si scuole faceva medie. nelle scuole Esatto, medie. Quindi esatto. basta un po' di corrente elettrica, in teoria, che è sufficiente. Chiaramente questo, quindi, è un principio, è per dire che questo principio è un principio che è noto da centinaia di anni. Il problema che cos'è? Il problema è che si è visto che produrre idrogeno è una delle modalità più efficienti per trasformare l'energia elettrica in un gas che possa essere combustibile. Quindi, in cosa hanno lavorato
nei decenni passati le università e poi le aziende, nel cercare di ottimizzare la resa energetica della trasformazione da energia elettrica in gas. E attualmente siamo arrivati a un punto abbastanza, magari non è ancora definitivo in termini di miglioramento, ci sono ancora margini di miglioramento del rendimento, ma è solo questione di tempo, per trasformare l'energia elettrica in un gas combustibile. Oltretutto, l'idrogeno, che cosa ha di positivo? Che l'idrogeno può essere anche riconvertito in energia elettrica facendolo passare attraverso una macchina che è praticamente l'opposto della macchina che lo produce. La macchina che lo produce si chiama elettrolizzatore. La macchina che lo ritrasforma al contrario si chiama fuel cell, o cella combustibile. La cella combustibile permette di trasformare di nuovo, riunire l'idrogeno e l'ossigeno e trasformarlo in acqua, con la produzione però di energia elettrica. Quindi, in pratica, quello che è diventato importante adesso, perché è diventato importante l'idrogeno? Perché è un vettore energetico che può permettere di stoccare l'energia dei pannelli solari, dell'eolico e trasformarla in gas fino a quando non si può riutilizzare come energia elettrica. Oppure si può bruciare in un motore che produce quindi anche energia meccanica, o Chiaro. può essere utilizzato in una caldaia per produrre energia termica. Insomma, stiamo scoprendo adesso veramente che l'idrogeno è un materiale che ha varie sfumature, vari utilizzi, è estremamente malleabile, flessibile, insomma, si può convertire in diverse cose, ritornare ad essere quello che era, insomma. Però ha un problema. Ecco, infatti le volevo Tutto chiedere, qua se la descrizione sembra estremamente bene, no? positiva, ma ci sono delle criticità? Assolutamente sì, perché l'idrogeno è la molecola più piccola dell'universo, quindi passa attraverso i materiali. E per questa ragione, la tecnologia attualmente si era concentrata nel comprimere l'idrogeno in volumi molto piccoli per poterlo utilizzare, ad esempio, nell'automotive, quindi c'è mettere una bombola molto piccola all'interno di un bagagliaio di un'automobile per poterlo utilizzare in quel tipo di forma. Questo tipo di soluzione, per pur fattibile che sia, crea degli enormi problemi di stoccaggio, perché più io comprimo l'idrogeno, più questo cerca di passare attraverso i materiali, e in più anche un problema di consumo energetico, cioè io produco idrogeno con l'extra produzione dell'energia più rinnovabile, però ne uso tanta parte energetica per comprimerlo Chiaro. e trasportarlo e metterlo dentro un'automobile. Quindi, quello che invece si sta sviluppando attualmente è trovare un'alternativa invece di utilizzare appunto l'idrogeno per la produzione statica di energia, di conservazione statica, quindi senza doverlo mettere in automobile, ma produrre energia laddove viene prodotta inizialmente, cioè presso gli impianti fotovoltaici o eolici, per poi darla alla rete, ad esempio di notte, quando ad esempio noi comuni mortali dalle 6 di sera alle 10, 11 di sera abbiamo il massimo consumo dell'energia. Quindi, che cosa c'entra Ecomembrane in tutto questo? Ecomembrane ha trovato un modo per stoccare l'idrogeno a bassa pressione. Bassa pressione vuol dire quasi la pressione in cui stiamo respirando adesso, quindi poco più di Quindi un'atmosfera, senza un'eccessiva senza compressione, un'eccessiva perfetto. compressione. Quindi, se io non comprimo il gas non ha nessuna forza per dover penetrare attraverso dei materiali. Quindi, facendo in questo modo, da una parte non devo comprimere il gas per doverlo mettere dentro un contenitore, e dall'altra parte il contenitore non deve essere così strutturato per resistere alla pressione e alla compenetrazione del gas. Quindi costa molto meno alla fine dei conti. Certamente è un contenitore molto grande, perché se io non comprimo il Certo. gas è grandissimo, ma questo contenitore che siamo abituati a fare noi, sono le grandi sfere di decine di metri di diametro, non centinaia, ma decine di metri di diametro, che però possono essere collocate, guarda caso, dove viene prodotta l'energia eolica e fotovoltaica di grande dimensione, cioè in mezzo ai campi. Quindi non è un problema di spazio. E un'altra cosa positiva è che lavorando a bassa pressione, sia l'elettrolizzatore, cioè la macchina che lo produce, sia la fuel cell, cioè la macchina che ritrasforma l'idrogeno in energia elettrica, possono essere semplificate tantissimo, perché
lavorano meglio a bassa pressione che ad alta pressione. Quindi in questo modo, utilizzando questo tipo di stoccaggio, si riesce a tenere il gas per il tempo che serve tra l'utilizzatore e il consumatore, entrambi che sono ben contenti di lavorare a bassa pressione. Questo è un po' dove noi stiamo entrando adesso. Stiamo entrando perché è un mercato in divenire, è un mercato in velocissimo sviluppo. Per farvi un esempio, le fiere attualmente a livello mondiale sono diventate il doppio in termini di dimensione e di numero rispetto all'anno scorso, Ah beh, cioè quindi non insomma di nello 10 anni spazio di fa. 12 È mesi, impressionante questa sì. cosa, quindi perché il Ecco, trend è è questo. certo. E qui introduciamo proprio insomma l'ultima parte della conversazione che riguarda proprio il mercato, i mercati, visto che abbiamo accennato. E allora, la Ecomembrane sicuramente è un'azienda che ha una forte territorialità legata al territorio nazionale, ma anche contemporaneamente una vocazione internazionale. Voi guardate all'Africa, al Medio Oriente, insomma, a tante aree che si espandono poi al di là, insomma, dei nostri confini peninsulari. Quindi ecco, le chiedo proprio di raccontarci un po' la segmentazione del mercato di Assolutamente. Ecomembrane. Allora, beh, premetto che l'Africa sarà, come dire, un mercato in cui ci espanderemo in un tempo un po' più lungo rispetto ad altri mercati, per il semplice motivo che altri mercati sono un po' più avanzati. Ecomembrane si è sviluppata lentamente nel primo decennio della sua vita in Italia principalmente. Dopodiché si è espansa nel territorio di direzione, cioè l'Europa. Dopo questo passaggio, però, per ragioni commerciali e anche delle opportunità che avevamo negli Stati Uniti, ci siamo espansi anche in questo mercato che era indietro dal punto di vista delle energie rinnovabili, perché gli Stati Uniti, chiaramente, essendo dei produttori di energie fossili, anzi i principali del mondo, avevano interessi differenti. Però successivamente, diciamo, alla fine degli anni 2016-2018, in quel termine lì, si sono sviluppati finalmente una sensibilità anche negli Stati Uniti importante per seguire, come dire, le mitigazioni ambientali di quello che stavano producendo. Quindi lì ci stiamo espandendo molto e per questa ragione abbiamo acquisito, anche recentemente un'azienda con cui avevamo già una partnership, ma è diventata attualmente nostra, per cui abbiamo due unità produttive, una a Cremona, quindi a un'ora di strada da Milano, e una a Little Rock in Arkansas, nel centro-sud degli Stati Uniti. Siamo l'unica azienda al mondo, tra parentesi, a essere presente nel nostro campo in due continenti differenti, e questi, diciamo, sono i nostri principali mercati di elezione, ma ci stiamo espandendo molto nel frattempo anche in Asia e in Oceania, oltre che ad avere anche delle installazioni in Sudafrica e delle installazioni in corso d'opera in Nord Africa. Quindi ci stiamo espandendo un po' in tutte le nazioni dove, per ragioni di riduzione dell'impatto ambientale degli scarti e anche per stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili, pian piano i programmi si stanno sviluppando. Sviluppando, C'è chi certo. si sviluppa prima, ad esempio il Giappone o la Corea del Sud, c'è chi si sviluppa più lentamente, ad esempio l'India. Ma si sta Certo, si sviluppando sta anche sviluppando, infatti è un destino, mi viene da dire, ecco, quello di una vostra internazionalizzazione sempre più importante, proprio perché sì, è vero che le fasi di sviluppo sono diverse, ma è anche vero che questo problema, cioè il problema energetico della creazione, insomma, di energia verde pulita, è un problema che ci riguarda a livello globale, proprio ecco, in cui il termine globalizzazione viene utilizzato non a caso, perché è tutto il pianeta che ne viene coinvolto e quindi insomma Ecomembrane è sicuramente destinata ad espandersi ancora di più. Io, dottor Spedini, la ringrazio davvero tanto per il suo Grazie intervento, per aver affrontato ecco, questo problema così di grande attualità insieme a noi. L'aspetto naturalmente per altri interventi perché siamo solo all'inizio, l'abbiamo visto nel giro di un anno e anche insomma di breve tempo ci sono delle evoluzioni, delle innovazioni grandiose, quindi dovremo fare man mano il punto della situazione. Intanto io la Perfetto. ringrazio per essere stato con noi. Un saluto a tutti.